Il Pineto torna a non subire gol e vince di misura in un campo non semplice. Mininclerri firma la rete che vale 3 punti, che mantengono invariato il distacco dalla seconda in classifica. A Senigallia il Trastevere va sotto di 2 e frena la rincorsa la vetta. Bene il Cinzialbalonga, che aggancia l'altra formazione laziale al terzo posto. Nei 2 anticipi di sabato la San Benedettese vince e si porta più 2 sulla zona play-out. La Vastese, invece, cade in casa del Fano. Ora la situazione di classifica è estremamente complicata per i biancorossi di mister Cornacchini. Anche l'altra abruzzese Avezzano perde terreno, brutta battuta d'arresto per la squadra marsicana contro il Termoli, nonostante la doppia superiorità numerica. Sabato c'è lo scontro salvezza con il Notaresco, che recupera all'ultimo secondo la trasferta di Chieti, nell'esordio in panchina di Bruno. Si interrompe contro il Matese il buon momento del Roma City, che ferma così la striscia di 5 risultati utili consecutivi. Dalla zona play-out emerge il Vasso Girardi, che conquista 3 punti nel recupero della 22esima giornata contro il Tolentino. Domenica match interessanti per la classifica, punti pesanti in palio nella zona calda, mentre il Pineto avrà una gara impegnativa con il Cinzialbalonga, ma i 4 gol alla Puteolana in Coppa Italia confermano il ritrovato entusiasmo dei ragazzi di Amaulo, che sognano di chiudere la pratica Serie C nelle prossime sfide di campionato.